perché è straordinario, non sanno nulla. E la rete è fondamentale, voi non dovete aspettare il geometra del comune che venga con un progetto di urbanizzazione della vostra città, non servono più queste persone, il progetto lo potete fare voi, si mette sulla rete un progetto di urbanizzazione e non c'è un geometra sulla rete, ci sono 1000 ingegneri, 1000 architetti, 10.000 geometri, 100.000 idraulici, 1 milione di elettricisti che parlano del progetto della città in cui vivono, si fa il progetto e poi si porta in comune e loro devono eseguire quello che avete pensato voi, non il contrario. Avete capito? Per esempio, un ragazzo che è entrato in un comune molto difficile, che è Treviso, c'è la Lega, è entrato consigliere 2 anni fa, se li sta portando dietro tutti perché non capiscono nulla, ha le idee lui, ha le idee e ci vanno dietro, ha fatto la differenziata per 90 scuole a costo zero per la scuola e a costo zero per il comune, poi Silvestrini se c'è parlerà poi, scusa Ercolini, parlerà poi lui di queste cose, ha fatto un piano urbanistico, cioè di mobilità della città, come? Ma è straordinario che cosa ha fatto, una specie di mappa delle vie della sua città di Treviso, l'ha messa su un computer e ogni cittadino nei propri quartieri disegnava come un giochino la propria, come si voleva muovere lui, il cittadino, nel proprio quartiere, mettendo insieme tutte le informazioni dei cittadini, perché chi meglio di un cittadino che ci vive, che si muove tutte le mattine, sa come muoversi. Bene, tutte queste informazioni vengono poi date all'urbanista del comune, che se non è un coglione ne tiene conto, è questa la nuova politica, è la democrazia dal basso, non ci serve più nessuno lì che dica qualcosa per noi, siamo autosufficienti, datemi una possibilità a queste persone, perché ci sono delle cose veramente straordinarie. Ora vi parlo, Ercolini, ho sbagliato, dove sei Ercolini? Oh scusa, cioè Ercolini è un personaggio straordinario, gira con Paul Pogne, con chimico del Ministero di New York, dove fanno rifiuti zero. San Francisco, 850.000 persone, sta arrivando a rifiuti zero entro il 2012. Ricicla adesso, 850.000 persone hanno un riciclaggio pari circa al 60-65%. Ecco, che sono metropoli, non hanno fatto discariche, non hanno fatto inceneritori. Lui vi spiega come può essere un capitale vero il nostro sacchetto dell'immondizia, se qualcuno lo apre e ci guarda dentro, è straordinario. Io ti cedo la parola, se puoi essere breve sul palco, ci mettiamo qui, dire qualche cosa nella prima parte. Sì, allora, grazie a tutti, ringrazio le liste 5 Stelle di Beppe Grillo, perché devo dire, io mi occupo di queste cose da tanto tempo, come attivista e anche come esperto. E devo dire che per la prima volta in Italia c'è una formazione che chiede il voto per attuare, tra gli altri punti programmatici, l'opzione rifiuti zero. È la prima volta, nelle passate edizioni di elezioni amministrative non c'era nessun partito se non qualche esponente che strizzava l'occhio alla strategia rifiuti zero. Quindi è un fatto che distingue questa esperienza sicuramente dalle altre. Sicuramente rifiuti zero è una grande novità che dà a tutti voi, a tutti noi, la possibilità di riflettere dove sta andando il nostro pianeta, perché tutti noi produciamo rifiuti e se risolviamo insieme questa cosa, come stanno facendo nelle situazioni che prima Beppe elencava, non solo risolveremo un grave e importantissimo problema che si risolve un po' come disegnando la O di Colombo, ma potremo avere tutti insieme la cifra e la dimensione di come si affronta il problema di fondo, che è quello della sostenibilità. Tutti noi produciamo rifiuti, tutti noi possiamo dare una soluzione positiva a questo problema, tutti noi possiamo essere parte attiva e la soluzione dei problemi ambientali e sanitari della nostra situazione. Io ho l'orgoglio di venire dal comune di Capannori, mi sono perso arrivando, insomma, perché non sono molto sveglio nella topografia, sono orgoglioso perché il nostro comune nel 1996 aveva l'ordine dalla regione toscana, che aveva nominato un commissario, di fare l'inceneritore. Allora a quel punto la popolazione si mobilitò e disse: l'inceneritore non lo vogliamo. Tutti dicevano: non lo vogliamo. Gli amministratori, quelli che hanno tanto di cervello, dicevano: non lo volete lì perché lo
volete dall'altra parte. In realtà i cittadini comuni come noi e come voi si misero lì e dissero: non vogliamo quello, vogliamo quest'altro. Dopo 10 anni l'inceneritore non è stato fatto, grazie anche agli Etruschi, perché lo volevano fare in un territorio dove noi per fortuna dicevamo che c'erano i reperti etruschi. Trovammo 10 cocci etruschi, questa fu il nostro appiglio, per cui l'inceneritore non fu fatto. Non fu fatto l'inceneritore e partito a porta a porta. Non lo sappiamo. Alla faccia di chi diceva che la raccolta differenziata non sarebbe andata oltre il 15%, quando i cittadini come voi, vituperati, hanno avuto i 4 contenitori, si aspettavano il 65%, hanno avuto l'85%. Si può fare questo investimento, se io sono lì, si può fare. Si può fare. Grazie. Un'altra cosa importante, i grandi architetti come Renzo Piano, Roger, stanno andando per il mondo a dire ai sindaci di tutte le città di tracciare un cerchio nel centro della città oltre il quale non si può più costruire. Si fanno 2 righe di legge comunale, non si costruisce più un grammo di cemento fuori dal centro, si ricostruisce quello che c'è dentro il centro, si ristruttura le cose al centro e si ritornano ritornano alla popolazione. Ci sono centinaia di cose nei centri delle città. Fuori basta, quartieri dormitorio, palazzine, slum e roba. Fine del cemento, dovete mettervelo bene in testa. Siamo i primi produttori al mondo di cemento pro capite, doppio degli Stati Uniti, triplo dei tedeschi. Fine, giocano su quelle cose lì: cemento, strade, petrolio, inceneritori, merda, basta. Idee straordinarie. E noi abbiamo fatto una carta di Firenze, al primo posto abbiamo messo l'acqua, lo ribadisco, l'acqua è una cosa importante, qui c'è Pellegrini che vi dirà 3 cose sull'acqua, che è un grandissimo professionista, va detto, si chiama Pellegrini. Buonasera, io vi devo anche ringraziare, perché quello che forse non tutti sanno è che la Toscana ha già avuto una possibilità per ripubblicizzare l'acqua. Abbiamo fatto una raccolta firme per una legge di ripubblicizzazione di cui io ero il primo firmatario, ma non mi hanno chiamato a ragionare in regione, e devo anche ringraziare Beppe Grillo perché molte firme sono state raccolte ai suoi spettacoli, quindi abbiamo qualcosa in comune. Ora Beppe diceva vi pigliano per il culo, è vero che vi pigliano per il culo. La famosa faccenda del 50% l'avevamo già scoperta noi. Quando i nostri sindaci e l'ANCI scriveva noi manteniamo il controllo dell'acqua perché abbiamo una maggioranza nel consiglio d'amministrazione e nell'assemblea dei soci, usciva zitto zitto uno studio dell'Università di Pavia di economia che nello stesso tempo diceva guardate che esaminando alcune società, tra cui quella che porta l'acqua a Empoli e quella che la porta a Firenze, erano tra le due esaminate, diceva sì, guardate che però i patti societari dicono che la maggioranza che hanno sottoscritto il pubblico di controllo sia nel consiglio d'amministrazione che nell'assemblea dei soci è superiore al 51%, ovvero da sempre con i nostri sindaci che scrivevano sulla Nazione e la Repubblica mentivano spudoratamente perché non avevano nessun controllo. Il socio di minoranza, cioè il pool di multinazionali, Monte dei Paschi, Caltagirone, sai, tutta quella gente lì, aveva il diritto di veto e ce l'ha tutt'oggi questo diritto di veto. Quindi è veramente, veramente trattare male i cittadini. Abbiamo presentato questa legge da soli. Abbiamo raccolto 52.000 firme, certificate 47.000, spendendo 7.000 euro con il lavoro anche degli amici di Beppe Grillo che le hanno raccolte, io non ne faccio parte ma glielo devo riconoscere. Questa legge l'hanno bocciata dopo 9 mesi di discussione e siamo tutti a capo e tutti i governi venuti dopo cercano di ripubblicizzarla. E ora vi dico una cosa, il problema dell'acqua non è un problema che riguarda solo noi e solo qui, è un problema internazionale. Nel 1994 i nostri governi hanno firmato un accordo a Marrakesh e hanno svenduto tutto, cioè hanno messo in vendita tutto
tutto quello che è il pubblico, hanno accettato che tutto il pubblico passasse in parte ai privati, in parte per